Dopo oltre 60 giorni di chiusure, insieme alle altre attività commerciali, ieri sono tornati a lavorare anche i parrucchieri. Tra novità, misure di sicurezza e nuovi protocolli, ecco come sarà tagliarsi i capelli in pandemia. Per quanto riguarda l'inizio e diciamo, la sala d'attesa, abbiamo realizzato questa parte esterna per far sì che non è soltanto il tempo di posa, cioè il tempo di attesa dei clienti, ma anche un tempo di posa tra un trattamento e l'altro, e per far sì che abbiamo comunque il rigenero all'interno del locale. Una volta che entriamo dentro, praticamente abbiamo un protocollo da riempire sia sui dipendenti che per quello che riguarda la cliente, quindi dal termoscanner e dall'autocertificazione. Abbiamo gel igienizzanti da tutte le parti, così come anche i guanti, anche per i clienti che non ne hanno a disposizione. Poi abbiamo un armadio dove la cliente deve lasciare la giacca, come di consueto, però la novità è che non può portare più la borsa in giro per il locale. Abbiamo creato delle sacche di plastica che andiamo a richiudere e lasciare dentro l'armadio. Poi si parlava di monouso. Noi abbiamo sempre utilizzato il fresco di bucato, che sarebbe una sacca con all'interno di due asciugamani e un kimono, che sono lavati con prodotti che igienizzano e sterilizzano. Automaticamente abbiamo dovuto mettere un foglio che certifica nel dettaglio questo per far sì che la cliente si senta più al sicuro. E per chi non si fida, abbiamo dei prodotti di monouso, in maniera che la cliente è libera di scegliere. Poi abbiamo creato le barriere di sicurezza col PVC, sia sul tavolo delle mani, sia tra i lavatesta e sulla cassa. E abbiamo messo le segnaletiche sul pavimento, sia di distanza di sicurezza e attendi qui. Abbiamo diversi macchinari per quello che riguarda la sterilizzazione. Per quello che sono le spazzole, abbiamo un monosfera nebulizzato. Per quello che sono i metalli, abbiamo uno sterilizzatore tipo dei bisturi a livello medico. Mettiamo anche con il sottovuoto. E degli spray per sanificare la postazione tra i tempi di un cliente e l'altro, che normalmente loro dicono di protocollo tra i 10 a 15 minuti e aprire le porte per far sì di areggiare. In tutto questo noi lavoreremo con questa mascherina, con i guanti e gli occhialini, e per chi indossa gli occhiali metterà una visiera, quindi anche per quello che è la protezione dei nostri collaboratori. Senti, a livello organizzativo, quanto è stato difficile dover apportare tutte queste modifiche? Abbastanza perché soprattutto quando le date sono cambiate, tutto un po' all'ultimo minuto e quindi tutti cerchiamo la stessa cosa. Quindi diciamo che abbiamo piccole scorte perché i corrieri arriveranno tra mercoledì o giovedì, però diciamo ci siamo organizzati al meglio, possiamo intanto partire. La ripartenza come la vedi? La ripartenza, io non ho ancora cominciato a prendere appuntamenti e sono pieno fino al 10 di giugno, quindi la vedo molto intensa, però non fa niente perché dopo tutto questo periodo non vedo l'ora di tornare a mettere le mani tra i capelli.